Catherine Scott Turner, marzo 1859. Prima non avevo mai sentito la mancanza di una Kate. Due Sue, un'Elise e una Martha erano tutte le mie amiche. Dolce sta alla mia porta questa sera di marzo un'altra candidata. Vattene a casa, noi non vogliamo nessuna Katie qui. No, rimani. Il mio cuore vota per te e chi sono io per contrastare il suo voto? Quali sono le tue referenze? Hai il coraggio di abitare nell'est dove abitiamo noi? Hai paura del sole? Quando sentirai una violetta primaticcia farsi strada fra le zolle, sarai risoluta. Tutti noi siamo stranieri, cara. Il mondo non ci conosce perché noi non lo conosciamo. E pellegrini. Tu esiti? E spesso siamo anche soldati. Alcuni vittoriosi, ma questi io non li vedo stasera a causa del fumo. A volte abbiamo fame e sete, siamo scalzi e abbiamo freddo. Allora il tuo ricordo è splendente. Kate raccolta a marzo. È un mazzolino piccolo, cara, ma quel che gli manca di grandezza lo guadagna in una freschezza perenne. Molti possono vantarsi di un malvone, ma pochi producono una rosa. E se il nuovo fiore dovesse sorridere della scarsità dei suoi compagni, si ricordi che se fossero stati molti, non sarebbero stati messi al petto, ma rovesciati dall'erpice sul prato. Così mi alzo, recandolo sul cuore, mi addormento, stringendolo, dormo, tenendolo saldamente in mano e mi sveglio, reggendo il mio fiore. Emily. Emily Dickinson. È una lettera di Emily Dickinson.